belga per poi arrivare nel 2023-2024 allo Stade Rennes, con cui l'anno scorso ha giocato praticamente più forti della Lega, 1,93 m per circa 82 kg, un giocatore enorme a vederlo nello scatto, nella struttura, nello strappo, un giocatore che ha anche una discreta tranquillità nella gestione del possesso in uscita, calciatore pulito, palle corte, veloci, pulite, tra le linee, ma soprattutto lanci a tagliare il campo, obliquo, molto bravo questo ragazzo, che poi come centrale è il centrale classico, forte fisicamente, bravo in anticipo e nei corpo a corpo, quindi è un difensore che a duello si fa assolutamente sentire, a dei buoni tempi anche nell'andarsi a prendere il campo, quando vede lo spazio è un giocatore moderno che sa leggere il momento dell'azione e andare da solo in conduzione individuale a sfidare quella che è la pressione avversaria cercando di disordinarla. È un calciatore da marcatura, da riferimento sull'uomo, molto potente a duello, molto dominante per la forza fisica che ha, soprattutto a contrasto, uno che ti sposta con una facilità irrisoria. Può lavorare secondo me meglio negli uno contro uno quando viene puntato nel breve, è un calciatore che è alto quasi 2 metri e quindi ha sicuramente dei limiti quando affronta giocatori molto rapidi nel breve che gli cambiano versante, gli cambiano fronte e lo mettono in difficoltà proprio in questo. Un calciatore anche molto curata, evitando spesso guai peggiori alla sua difesa, rimane un difensore centrale che ha anche un ottimo allungo, perché in allungo quando scarica a terra a forza arriva anche con una certa predominanza, ma che perde poi qualcosa nel corto, nel breve. Questo sicuramente andrà valutato nel momento nel quale probabilmente qualcuno andrà ad acquistarlo dalla nostra Serie A. Si parla già della S Roma con il nuovo direttore sportivo sul suo lato sinistro, dove qualche errore lo fa, e soprattutto nel breve, dove soffre la velocità.